È tutto pronto per la tappa di Extreme Days Winter Edition a Piancavallo. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato agli sport estremi e freestyle su neve, che si terrà il 24-25 marzo, hanno partecipato anche il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello, il vice sindaco di Aviano Danilo Signore e il direttore del polo promoturismo Friuli Venezia Giulia Piancavallo Enzo Sima. Lanciato nel 2017 come spin-off del noto festival di sport estremi e freestyle organizzato a Sacile dall'associazione Sacile Cambia Marcia, l'edizione invernale vuole diventare un nuovo appuntamento fisso per tutti coloro che amano lo sport e l'attività all'aria aperta, da fare da soli, con amici o con la famiglia, circondati da magnifici panorami innevati. Non solo un'occasione per vivere un weekend ricco di esperienze uniche a contatto con la natura, ma anche un vero e proprio impegno per fare sinergia e promuovere il territorio, sottolineandone le potenzialità, così come è successo qualche giorno fa a Misurina, tappa che quest'anno si è aggiunta e ha anticipato l'appuntamento di Piancavallo. Il primo weekend, all'insegna del divertimento e dell'adrenalina, ha avuto come scenario proprio il Cadore, tantissime discipline e moltissime le attività. Grazie alla volontà determinata dell'amministrazione comunale di Auronzo di Cadore, che ha voluto fortemente portare il Extreme Days Festival, questo festival di sport estremi e freestyle in ambiente urbano, che dall'anno scorso ha una declinazione invernale del festival. E per questi 2 giorni qui a Misurina, moltissime attività che normalmente non si possono praticare sulla neve sono qui a disposizione di tutti, attività per i più piccoli, per le famiglie, anche per i più spericolati e i giovani che vogliono provare il parapendio o uscite in sci alpinismo. L'evento clude l'edizione invernale Extreme Winter Trail, la corsa su neve che si terrà a Piancavallo nella giornata di domenica 25 e che prevede 2 formule, una per agonisti e l'altra per le famiglie. La prima si snoda su un percorso di 15 km ed è valida quale finale di campionato Winter Trail del Triveneto, mentre la seconda, lunga 11 km, prevede un percorso amatoriale non competitivo da godersi in compagnia. Per le iscrizioni già aperte per entrambe le trail si può visitare il sito extremetrail.it.